Ringrazio il direttore per avermi concesso questo spazio perché mi consente di parlare non tanto di malattie, ma di prevenzione. Per noi pediatri è fondamentale e importante prevenire le malattie e quindi diciamo, mettere in atto dei piccoli accorgimenti, talvolta apparentemente banali, ma che consentono di evitare di andare incontro poi a problemi seri e di difficile soluzione. Prevenire infatti è meglio di curare, lo dice anche un vecchio proverbio. Con l'arrivo dell'estate è arrivato anche il caldo, non ci aspettavamo questo caldo torrido, però siamo immersi in una calura molto fastidiosa che mette in stress non solo gli esseri viventi, cioè gli esseri umani, ma anche le piante e gli animali. Tra questi sicuramente quelli che sono più in sofferenza sono i soggetti fragili e quindi gli anziani, ma soprattutto i bambini. Quindi cosa fare, cosa cercare di fare per sopravvivere a questo caldo torrido? Innanzitutto cercare di soggiornare in un ambiente fresco. Chi non ha la possibilità di avere, diciamo, di avere l'ambiente climatizzato deve garantire quantomeno un ambiente ventilato e quindi diciamo, non favorire il caldo eccessivo che a sua volta poi favorisce l'eccessiva sudorazione e il surriscaldamento. Stare all'aria aperta sicuramente fa bene, però bisogna starci nelle ore consentite, cioè nelle prime ore del mattino e nelle tarde ore pomeridiane. Quindi anche il mare, che può essere frequentato sicuramente, anzi fa bene, bisogna andarci e starci non più tardi fino alle 10 del mattino e dalle 18 in poi di pomeriggio. Andando a mare bisogna stare ben attenti alla protezione, cioè alla fotoprotezione, perché la pelle è sicuramente molto stressata e molto a rischio. La fotoprotezione si attua con uno schermo solare non inferiore a 50 SPV e poi con possibilmente di quelli che lasciano un segnale bianco sulla pelle per accorgersi delle parti che uno ha protetto rispetto a quelle che invece possono inavvertitamente essere rimaste scoperte, somministrarlo, cioè applicarlo più volte e per le parti di pelle a particolare rischio è opportuno usare uno schermo totale tipo 100. La copertura deve essere ottenuta con indumenti quanto più possibili leggeri, meglio se tessuto meglio di cotone e tessuti diciamo lavati con detergenti non aggressivi, meglio il classico sapone di Marsiglia, evitare gli ammorbidenti, evitare i profumanti, perché possono lasciare delle tracce residuali nel tessuto e poi questo a contatto col sudore si scioglie e possono irritare la pelle. Infatti la pelle in questo periodo di molti bambini è sottoposta a una ipersudorazione e i segnali che dà sono quelli della comparsa sulla cute appunto di piccoli puntini rossi, delle vescichette sparsi in quasi tutto il corpo, che sono fastidiosissimi perché danno prurito, bruciano e sono veramente molto fastidiosi. In questo caso il consiglio che vi do è di prevenire la sudamina, così si chiama questo problema, con l'uso dei saponi detergenti e con delle polveri, diciamo, a base di avena o di avena colloidale che abbassando il pH riducono l'effetto dannoso del sudore, del pH acido e leniscono anche il prurito. Un altro problema sempre stagionale che può essere che dobbiamo cercare di prevenire sono i danni provocati dalle punture d'insetto. Per la verità, oltre che in estate, oramai siamo abituati a convivere con le punture d'insetto e con gli insetti durante anche le altre stagioni dell'anno, però in estate diventa una vera e propria guerra. Quindi la prevenzione si deve attuare ed è assolutamente necessario attuarla. Purtroppo i prodotti che normalmente si usano per l'ambiente, cioè le varie piastrine che si mettono negli apparecchietti elettrici o anche gli zampironi che emanano i fumi a base di piretro, non sono consigliabilissimi perché se inalati dai bambini potrebbero trarne nocumento. L'ideale sarebbe utilizzare del repellenti per uso topico, quindi quelli a base di ledum per esempio sono molto efficaci, ma anche quelli con estratti di citronella o altri aromi che mantengono lontani gli insetti, stando ben attenti a non spruzzarle sulle parti, per esempio sulle manine, che lattantini possono portare in bocca e poi possono ingerire il prodotto. Si possono usare anche questi apparecchietti che servono per emanano un ronzio che tiene lontani gli insetti, si applicano proprio sul pigiamino, sulla tutina, oppure
O anche alla fine, diciamo, può essere utile anche la classica zanzariera con la luce che attira gli insetti e che li elettrizza e li uccide. Il velo di tulle può essere usato la sera, diciamo, come copertura delle culletto, dei lettini, per evitare che durante la notte gli insetti pungano. Per trattare, poi, una volta che il bimbo è stato punzecchiato, bisogna trattarlo. E per fare quello, diciamo, non usare creme o prodotti inutili, solo il cortisone per via topica è utile perché riduce l'infiammazione e lenisce il fastidio. È usato, diciamo, sulla puntura d'insetto, può essere molto efficace. Qualora invece la puntura poi, essendo stata grattata, si infetti, e si passi poi dalla semplice puntura a quella che noi chiamiamo impetigine, allora comincia a comparire quell'aspetto di bruciatura di sigaretta o di crosticina che secerne quel liquido. In questo caso già abbiamo un fatto infettivo, in questo caso diciamo dovete rivolgervi al pediatra che vi suggerirà che tipo di terapia portare avanti. Ci sarebbero tante altre cose da poter dire, tanti altri consigli, però credo che siamo già stati abbastanza lunghi, quindi io vi lascio, vi saluto, vi auguro una buona estate e ci rivediamo in un prossimo appuntamento. Buona estate a tutti.